Davide Giacomo Cardellini in questo momento sono nello spogliatoio per le indicazioni di coach Sciuto. Appena le squadre usciranno dallo spogliatoio verrà la premiazione vera e propria. La canestra d'oro, il più alto riconoscimento del basket di mano, del basket cittadino, mentre vediamo entrare e fare un applauso i mini atleti della giovane Robur Basket, il settore giovanile della Robur. Dicevamo, la canestra d'oro, il più alto riconoscimento del basket osimano, la prima edizione nel lontano 1983. Da lì tante edizioni anno dopo anno si sono susseguite con premi e premiati sicuramente illustri. Basti ricordare nel 2000 il compianto Alberto Bucci e nel 2010 Dino Meneghin, personalità illustri del basket nazionale, come il presidente attuale della FIP Italia, Gianni Petrucci, nel 2019. Altre edizioni invece sono aspettate a mecenati del basket osimano che hanno permesso tutto questo, che hanno permesso la sopravvivenza di questa società. E quindi fare un applauso: nel 2001 la canestra è andata a Franco Catena, nel 2001 a Fernando Miracciotti, nel 2008 a Dino Latini, che possiamo considerare veri mecenati del basket osimano. Poi gli anni più recenti, come dicevamo, 2019, Gianni Petrucci, l'ex eco con Gaetano Laguardia, presidente e vicepresidente nazionale della FIP. Nel 2017 all'ex coach della Robur Osimo, Stefano Cioppi, anche per lui farei un grande applauso, attuale direttore sportivo della UL Pesaro. Nel 2018 la canestra è andata ad Oscar Alberto Chiaramello, anche lui giocatore indimenticato ed indimenticabile per la Robur. E l'ultima edizione che abbiamo celebrato proprio lo scorso anno, a Claudio Caio Scavini, anche lui indimenticato e indimenticabile, farei anche per Scavini un grande applauso. È con noi anche il delegato provinciale del CONI, Enrico Picchio, che saluto e ringrazio per la presenza. Adesso lo raggiungo per un saluto da parte del CONI. Buonasera a tutti. Io, oltre al mio saluto personale, porto il saluto anche al presidente regionale del CONI Luna, che in questo momento è alla vista per promuovere insieme alla Regione Marche i grandi eventi sportivi che la nostra regione ospiterà nel corso del 2023 e che stanno a essere da traino non solo per il movimento sportivo, ma anche per il movimento turistico e il movimento economico un po' di tutta la nostra regione. La nostra è una regione che, seppur piccola, come ha ricordato l'altro giorno il presidente Malagò che ci ha fatto vista, è una regione che sa eccellere davvero in tutto il movimento sportivo, sia a livello organizzativo che a livello di risultati. Questo non può che riempirci d'orgoglio, lo deve riempire d'orgoglio tutti gli sportivi, anche perché questi risultati sono possibili grazie al lavoro quotidiano di tanti dirigenti che fanno questo per passione e a titolo di volontariato. Per quanto riguarda il premio che andremo a consegnare, un ringraziamento alla società per l'invito, e ci tenevo anche a sottolineare l'importanza di questo premio. Abbiamo sentito quanti campioni, quante persone prestigiose hanno ricevuto questo titolo, per cui i complimenti ai ragazzi adesso quando usciranno, perché questi i premi si ricevono non soltanto per le gesta sportive, ma anche e soprattutto per i valori che stanno a trasmettere alla società, ai compagni di squadra, alla città, alla tifoseria in generale. E quindi a loro l'auspicio che farò è quello di poter continuare a lungo ad essere esempio, soprattutto per questi ragazzini, per questi ragazzi, perché il mondo sportivo ha davvero bisogno di ragazzi che si impegnano e che stanno a trasmettere questi valori. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie al dottore Enrico Picchio, delegato per la provincia di Ancona del CONI Marche. Ovviamente adesso siamo nell'attesa dei ragazzi che usciranno dal campo. Allora facciamo una brevissima introduzione. Chi sono Giacomo Davide e Giacomo Cardellini? Entrambi i Giacomi nascono nel 1990 qua ad Osimo, osimanissimi, ed entrambi appassionati fin da subito del basket. Entrambi nel mese di luglio, pochi giorni di distanza dalla loro nascita, quindi un destino segnato fin dai primi giorni di poter crescere e giocare per tanti anni insieme.
Pensate che solo di prima squadra sono 16 le stagioni in cui due ragazzi hanno fatto parte del roster della Rovol. Il mini basket è il settore giovanile, come tanti nostri mini atleti stanno facendo, e poi le prime occasioni. La prima occasione per Giacomo Cardellini arriva il 30 ottobre 2005. Il 30 ottobre 2005 eravamo qui, la quinta giornata del campionato di Serie B d'eccellenza. Sulla panchina di Osimo c'era Stefano Cioffi, che abbiamo ricordato, e non era una partita qualunque, perché era il derby tra Mesano Murosimo e Samur Ancona. Per la cronaca, la partita finì 77-57 per la Rovol. Mentre invitiamo i due ragazzi a raggiungersi insieme a Massimo Valercia. Pochi istanti dalla fine, Stefano Cioffi si volta dalla panchina, il punteggio era ormai fissato, il punteggio era già fissato, e Cioffi fa esordire Giacomo Cardellini. Da lì, quella sera, anche il primo canestro per Giacomo Cardellini, con la maglia della Rovol davanti a un Palavellini stracolmo di persone. Giacomo Davide attenderà qualche partita, qualche settimana in più, ma il 2005 ha solo i 15 anni, anche il momento dell'esordio per lui. Serie B d'eccellenza, Serie A dilettanti, finali play-off, è una storia che tutti voi conoscete. Ricordiamo anche che Giacomo Davide e Giacomo Cardellini hanno avuto l'occasione di giocare in quella del Paladozza a Bologna contro la Fortitudo Bologna, era la Serie A dilettanti. Il 3 settembre 2009, una competizione per iniziare l'anno, la Summer Cup, si gioca Fortitudo Bologna a Murosimo. Giacomo Cardellini segna i primi due punti su tiri liberi. Il punteggio a Paladozza era Fortitudo Bologna 0, Murosimo 2. Poi il risultato finale lo tralasciamo, però Giacomo Cardellini ha segnato i primi due punti. Non sono abituati ai discorsi e a farla troppo lungo, quindi procederemo subito con la premiazione. Prima ovviamente un saluto dei due ragazzi, procederei dal capitano, quindi da Giacomo David e poi Giacomo Cardellini. Grazie Tiziano al comitato che ci ha assegnato questo premio. Sicuramente è un onore essere vicino a Cavini, Caramello, Cioffi e Meghilla, quindi ci fa assolutamente piacere. Grazie per gli sforzi che fa la società e soprattutto grazie a voi che sono state domenica e riempite il Palavellini. Grazie. La Rovol per noi è una seconda famiglia, noi siamo cresciuti da bambini fino dal mini basket fino adesso. Ringraziamo la società che ci ha affiancato allenatori di altissimo livello come Massimo Valercia e Francesco Francioni. Infatti abbiamo, con l'Under 19 abbiamo battuto i campioni d'Italia e è stata l'unica sconfitta stagionale di quella squadra. E un sogno che ho nel cassetto quando sono bambino è vincere il campionato qui a Osimo. Tutti mi dicono perché non cambi squadra, perché non cambi squadra. Io voglio vincere qui con tutti voi presenti. Grazie a tutti. Avete capito perché il comitato ha scelto di assegnare questo premio così importante a Giacomo Davide e Giacomo Cardellini, perché hanno sempre rappresentato la fedeltà e un attaccamento come nessun altro alla città di Osimo e alla Rovol Basket. Grazie a tutti. Procediamo quindi con la premiazione. Il delegato del CORI per la provincia di Ancona al capitano Giacomo Davide. E anche i massimi fiori che sono consegnati dalle nostre atlete del mini basket. Ed ecco il premio disegnato dal vignettista Stefano Simoncini anche per Giacomo Cardellini. Facciamo ancora un grande applauso, Giacomo Davide, Giacomo Cardellini, la Canestro d'Oro edizione 2023.
Abbiamo provato